Siamo a Monteleone, roccaforte antica che domina la Val di Chiana, in una terra di confine tra l'Umbria, la Toscana e il Lazio. Vediamo da est Monte Gabbione, giriamo verso Monte Giove, il Monte Veglia, sul crinale il piccolo centro di Faiolo, detto anche Rovereto, quella campana 15 kg di campana, la piccola frazione di San Lorenzo, la torre civica del 1888 con due campane, purtroppo non più funzionante. Continuando verso sud abbiamo in primo piano le altre frazioni di Monteleone, sullo sfondo Cardaiola. È Carnaiola, non Cardaiola. Ah. E dietro avremo Ficulle e poi Orvieto, che non vediamo purtroppo. L'altopiano orvietano sullo sfondo, Monte Rubiaio, Fabro, Allerona, e di qua veniamo verso il Monte Cetona e il Monte Amiata. Non vediamo Città della Pieve, ma è dietro la chiesa. Veniamo alle quattro campane elettrificate circa 25 anni fa dalla ditta Elettra di Corciano. Le due mezzane fuse dai sini di Acqua Pendente, località a poche decine di chilometri in linea d'aria da qua, nel 1850. Anche la terza era proprio sorella loro, ma poi negli anni 2000 è stata rifusa dalla fonderia Lanconi perché incrinata. Il campanone è invece il più interessante, perché è stato fatto nel 1817 da un fonditore di Montevarchi. Interessante che nel passato, quando ancora venivano suonate manualmente, non aveva le aspe con le maniglie per prenderla, afferrarla dal castello superiore, ma veniva alzata a bicchiere con la corda. Quindi simil sistema lucchese quasi. Infatti vediamo che sull'arco è ancora visibile l'incavo. Andava la stampa. Ecco.
Un saluto anche da Monteleone.